Sono Gianni Vattimo, deputato di un piccolo partito italiano, Italia dei Valori, al Parlamento Europeo, e nel Parlamento Europeo sono membro della Commissione Cultura, dato anche le mie, diciamo, la mia professione abituale, che è di fare il professore di filosofia. In questa veste ho lavorato abbastanza intensamente intorno a problematiche come quelle di cui stiamo parlando, We Promise. Ho firmato naturalmente questo foglio in cui ci sono come i 10 comandamenti del difensore della libertà del web, e sono convinto che si tratti di una questione assolutamente decisiva in questo momento. Diciamo che la difesa della libertà oggi, accanto alla, forse alla difesa dei diritti base di sopravvivenza, per esempio i diritti del lavoro, i diritti sindacali, i diritti politici anche, ma la grande difesa della libertà oggi è la difesa della libertà sul web. Come deputato europeo ho avuto da fare spesso con questioni relative alla limitazione della libertà della rete, con la scusa, con l'idea che bisogna difendere i bambini, i children. Sì, fino a un certo punto, però attraverso questa faccenda della difesa dei bambini dai pedofili, dai seduttori, dai banditi di tutti i tipi, passa spesso il principio di dobbiamo limitare la libertà sulla rete. E questo è il pericolo di fronte a cui siamo per il futuro, insieme a qualche altro. Sì, ci sono dei pericoli economici incombenti su di noi, l'austerity e tutte le cose di cui in questo momento, soprattutto in Italia, soffriamo. Però effettivamente la difesa della libertà della rete è in questo momento come la difesa della libertà base, come la libertà di parola, per esempio. Se uno non ha libertà di parola non importa che cosa ha da dire, non può dirlo. Così se non c'è la libertà della rete, una quantità di altre libertà vengono negate. E per questo sarà importante il prossimo Parlamento europeo. Il Parlamento si sta per eleggere in questi giorni e credo che, nonostante una certa insofferenza, una certa delusione che molti di noi provano su quello che l'Europa è stata in questi ultimi anni, bisogna assolutamente che i cittadini si facciano sentire, votino e facciano sentire la loro opinione nelle elezioni del prossimo Parlamento.